grazie a tutti per essere presenti. Effettivamente un po' nuovo, perché normalmente il direttore arriva e stringe la mano al violino e comincia a dirigere, invece sto cominciando a parlare e c'è un motivo perché. Perché questo è un concerto con musica contemporanea di giovanissimi compositori che in teoria conclude un ciclo di seminari che ho tenuto. Quindi il discorso della presentazione in questo caso è essenziale. Riuscite tutti a vedere lo schermo? Ok. Si tratta di 5 composizioni su un tema geometrico ispirate a questa forma. C'è un po' di diverso. Quindi l'idea è la seguente: possiamo creare opere d'arte in pratica a partire dalla scienza e viceversa, perché è come se potessimo avere in pratica un occhio, uno sguardo scientifico sopra l'opera d'arte e viceversa, considerare in pratica creativamente l'ispirazione, considerare in maniera estetica, creativa, i suggerimenti che ci vengono dal mondo scientifico, come vedremo in questo caso. E ci possiamo anche chiedere, per esempio, diciamo, qua abbiamo tantissimi bravissimi compositori, professori d'orchestra, bravissimi compositori, ma ci possiamo chiedere se ci sia qualcosa, in un certo senso, di matematico, di scientifico dietro il loro lavoro quotidiano di ogni giorno. E qua vedete questo dipinto, 1912, in cui c'è uno studio, forse è meglio senza microfono. No, con microfono. Sentiamo. Ok, comunque. Sento un riverbero. Qui no. Lo sento io. Perché il segnale è dietro le davanti. Vabbè, nessun problema. Ok. Quindi vedete qui per esempio un tentativo, una scomposizione del movimento. Quindi come possiamo guardare cose in maniera anche scientifica, questo va meglio. Quindi nella prima parte del corso ho parlato un po' della mia ricerca tra matematica e musica, che in pratica ho sviluppato sostanzialmente tra Europa, Asia e Stati Uniti. Nella seconda parte del corso, in pratica, è stato svolto una specie di workshop, quindi ho dato un tema, i ragazzi hanno composto musica, sviluppato, e adesso vedremo la parte di esecuzione. Come scelta, io ho guardato una superficie abbastanza enigmatica, non so se avete mai visto la bottiglia di Klein. Qui vedete un'animazione dall'Università di Berlino, in cui c'è un foglio di carta semplice, superficie piana, che idealmente si richiude in qualche modo, e adesso cosa fa? Interseca se stesso, costruendo una rappresentazione tridimensionale della bottiglia di Klein. Allora, tecnicamente si tratta di un oggetto che vive in 4 dimensioni. E il problema è che, non so voi, ma io non so disegnare in 4 dimensioni. Ok. Quindi il problema qual è? È necessario, rappresentando questo oggetto in 3 dimensioni, in pratica fare un'operazione. Come vedete qua nell'immagine c'è una sorta di auto-intersezione della figura. Queste sono rappresentazioni, questo è un oggetto in vetro, potete immaginare come io non l'abbia portato. Ok, adesso penso che possiamo passare alle composizioni musicali. Allora, il primo brano è un brano scritto da un giovanissimo compositore, Marco Carilà, compositore a piacere di dirigerlo personalmente. In questo caso è stato tutto guardato in senso un po' metaforico, quindi come un viaggio che parte da un punto, attraversa questa superficie e ritorna all'inizio. E vedete qua una serie di scale che scendono. Per esempio possiamo avere un attimo il violoncello a battuta 31, per dare questa idea, questa salita otticosa, salita in cielo. Potete sentire questo senso di vorticosa salita, discesa, eccetera. E quindi all'interno del brano musicale sono anche melodici. Qua per esempio avremo un tema, possiamo sentire da tutta la giornata di yoga. Qui vedrete questo tema e come si contestualizza nell'ambito del discorso. Ok. Thank you.
tempo, arrivando a un finale che riprende la parte iniziale in pratica, in modo appunto che il viaggio in realtà è appunto sì un passaggio, però in realtà si ritorna sempre appunto all'inizio in pratica, quindi più un concetto filosofico attraverso appunto la parte iniziale. Il tema del contrappunto, penso che in questa saga siamo tutti ispirati al testo. Comunque, avete visto Marco Caricato, sono Massimo Vizzini. Sì, salve. Buonasera, sono Massimo Vizzini e cercherò di spiegarvi brevemente come ho, diciamo, composto il mio brano. Innanzitutto ho utilizzato la tecnica della sonificazione dell'immagine che ho appreso appunto durante i seminari tenuti da Maria, che consiste sostanzialmente nel desumere da una qualsiasi forma geometrica una linea melodica o comunque una musica. E quindi innanzitutto ho analizzato la superficie di Klein e sostanzialmente ho desunto dalla forma il tema principale di tutta la composizione. Quindi, come possiamo vedere, ad esempio, molto banalmente, così come la base della bottiglia è più larga rispetto al resto, allora così i valori delle note saranno più grossi. A mano che la bottiglia di Klein si va restringendo, anche i valori delle note si restringeranno. Un esempio da vivo. Sì, qua c'è la stilizzazione del tema, che adesso il primo violino ci farà sentire. Come abbiamo potuto sentire, inizialmente il tema parte lento, a poco, a mano diventa sempre più veloce e poi qui ho immaginato che ci fosse una rapida caduta, che ho rappresentato con delle terzine di semicrome, e poi diciamo il tema si ricongiunge in se stesso con le prime tre note. Così come la forma di Klein è, diciamo, una superficie, è una forma geometrica teorica che vive nelle quattro dimensioni, quindi si crea attraverso anche il tempo e non ha un'esatta, diciamo, origine, ma può essere vista da tutti i punti di vista. Allo stesso modo ho trattato questo tema da tutte le direzioni, quindi ho utilizzato diverse tecniche contrapuntistiche, ad esempio dell'inversione, della retrogradazione, del capovolgimento, e quindi ho, diciamo, utilizzato questa similitudine, in questo modo ho trattato questa linea melodica. Questo mi ha portato poi a trattare tutta la composizione in un senso contrappuntistico, con l'uso ad esempio del canone, delle imitazioni ravvicinate, di tutta una serie di procedimenti contrappuntistici, diciamo, antichi. Va bene, adesso lasciamo la parola all'orchestra, dirige Salvatore Barberi, che invito sul palco. Buon ascolto e grazie. Thank you.
abbiamo parlato del problema della quarta dimensione, che nel frattempo, nonostante queste due bellissime composizioni, ancora non è stato risolto. Dunque, vi dicevo che c'è un problema nel disegnare la quarta dimensione, ma siccome abbiamo a disposizione la musica, magari non possiamo disegnarla, però forse possiamo ascoltarla. Quindi c'è questo problema concettuale e una possibile soluzione proposta da uno dei compositori, Biagio Genco, che sta arrivando, è data dalla quadrifonia. Ok, pensiamo alla quadrifonia. Quadrifonia che è questa? No, non è questa. Buonasera, il mio pezzo è stato scritto per la musica elettronica e quadrifonia perché appunto volevo risolvere il problema della rappresentazione in quattro dimensioni della bottiglia di Klein. Per avere quattro dimensioni abbiamo bisogno di più domini, la musica ci offre la possibilità di avere molteplici domini e molteplici dimensioni, appunto. La bottiglia di Klein è costruita all'interno di uno spazio quadrifonico. Questo è possibile ricavarlo dalla parte armonica del brano. Il percorso che l'ascoltatore compie all'interno della bottiglia di Klein invece lo troviamo in una melodia che ruoterà nei quattro canali. Il pezzo è palindromo, quindi a un certo punto si ha un ritorno all'inizio che è appunto la forma speculare della prima parte. Un altro parametro che può variare è quello del beat, infatti la velocità di esecuzione andrà ad aumentare man mano per poi diminuire al ritorno. I suoni impiegati nella costruzione di questo brano sono dei suoni sintetici che ho ricreato tramite dei sintetizzatori analogici e digitali. Alcuni sintetizzatori sono antichi, quindi hanno avuto la necessità di essere i suoni creati da questi, con questi sintetizzatori sono campionati. Altri invece sono molto moderni, altri sono delle riproduzioni elettroniche cioè dei software che riproducono appunto questi sintetizzatori ormai o fuori commercio, comunque molto rari. Il mio brano appunto sarà non suonato non dall'orchestra ma appunto dal computer. Per un ascolto ottimale è necessario mettersi al centro dei quattro dispositivi. Che dire, a parte questo, buon ascolto. Grazie. Thank you.
minimo rumore. Quindi questo è quello che succede quando si portano i modelli di bottiglie di Klein in vetro, il motivo per cui non ho portato la mia ricetta. Allora, la prossima composizione, che è qui, in pratica è ispirata, è una connessione fra i temi della geometria moderna, di cui le bottiglie di Klein è un esempio, e ha idee e immagini antichissime, come per esempio un lavoro. A questo punto darei la parola al compositore, e mettendo sullo sfondo queste interessanti intersezioni fra geometria di Klein e lavoro. Il compositore è Mattia Camus. Grazie. Allora, come ha già anticipato, l'immagine della bottiglia di Klein, della superficie non orientabile di Klein, ha in comune alcune simbologie con la figura mitologica del serpente Uroboro, perché entrambi sono simboli di infinità, di eterno ritorno e di continua trasformazione in se stessi, in ciò che sono sempre stati. Quindi io ho voluto sperimentare una cosa, ho scelto per realizzare una forma musicale di questa immagine, e cioè per ricavare i temi che poi ho utilizzato per l'arrangiamento per l'orchestra d'archi, ho provato a disegnare su un software di notazione MIDI l'immagine e ho ricavato questo, o meglio, cercando di mantenere l'immagine, ho utilizzato delle note che si muovessero nella direzione che mi interessasse per costruire questo disegno, scrivendo una musica che per me suona sentimentale, diciamo, fosse gradevole anche all'ascolto oltre che nella forma. Infatti ho cercato nota per nota di aggiustare ogni singolo intervallo dopo aver realizzato l'immagine, e quindi ho ricavato una forma per sound sequencer che poi ho riarrangiato per l'orchestra d'arte. Antonino Spada, direzione d'orchestra. Thank you.
fatto si tratta di composizioni molto diverse fra loro, in questo sta anche la parte artistica, il contributo individuale e la varietà, ma d'altro canto hanno anche delle cose in comune. Queste cose in comune sono date dalle strutture, quindi dall'idea, quindi la cosa in comune fra gli argomenti diversi è proprio data dall'aspetto scientifico. Adesso vedrete che l'orchestra sta cambiando disposizione per l'ultima composizione di oggi. In questo momento ne approfitto per ringraziare il direttore che ha sostenuto l'iniziativa, i maestri Metra Bisarda per il sostegno, ma soprattutto il maestro Caruso per aver creduto in questa iniziativa con l'inizio. Sono stato contentissima di essere stata sua allieva nel corso di direzione d'orchestra e di aver iniziato a approcciarmi anche al discorso del gesto musicale in maniera scientifica e razionale, oltre che ovviamente artistica ed espressiva. Ok, sembra che ci siamo, quindi nell'ultima composizione abbiamo un'altra maniera ancora di guardare questi aspetti. E in particolare, qua vedete l'immagine a sinistra, una delle incisioni di Escher con questi movimenti di continuo ritorno. A destra abbiamo una grafica che in realtà rappresenta un'illusione acustica. Abbiamo delle linee che salgono, ma prima che una linea sia completata comincia un'altra. E possiamo avere un esempio di questo nella composizione che segue. Ok, ascoltiamo un attimo un effetto. Grazie. Allora, questo cosiddetto effetto si chiama effetto Shepard. In pratica l'idea è creare l'illusione di una continua ascesa verso l'alto, come in questo caso, o di una continua discesa verso il basso, quindi come movimento infinito. Questa è la base di una delle due composizioni, è la base dell'ultima composizione, però a questo punto io darei la parola al compositore, Massimiliano Seggio, per raccontarci il perché di questo titolo. Salve a tutti, si sente? Ok. Come potete notare il titolo è quasi impronunciabile, non so di lingua. Heine Kleine Kleinsche Flasche, Nein, Heine Kleine Kleinsche Flasche Musik, che riprende scherzosamente il titolo della Heine Kleine Nachtmusik di Mozart. Ho voluto utilizzare questo titolo per, diciamo, giocare sul doppio significato di Kleinsche Flasche e anche sul doppio significato di bottiglia di Klein. Infatti c'è un aneddoto molto particolare. In realtà quella che noi chiamiamo bottiglia di Klein in realtà non è una bottiglia, chiaramente è una figura geometrica che fa parte della categoria delle superfici non orientabili, che in tedesco superficie si dice flash e bottiglia flash. Ora, quando Klein presentò questa scoperta la pubblicò come superficie di Klein, solo che non so, forse per la forma, forse per malinteso, si sa, comunque, questo oggetto, questa figura geometrica è stata definita poi bottiglia di Klein. Ora, dal momento che Klein in tedesco significa anche piccolo, Kleinsche Flasche può significare sia quindi superficie di Klein, ma anche piccola bottiglietta, quindi diciamo, ho ironizzato su questa dicotomia di significati in questa composizione, che sfrutta un effetto di cui parlava lì, cioè l'effetto Shepard, che consiste appunto in una continua salita, una scala sempre ascendente che non riesce mai a trovare il suo punto di arrivo, ed è questo effetto che ho voluto utilizzare perché dal momento che è una superficie, questa figura non orientabile, cioè non è possibile stabilire cosa sia all'interno di questa figura, cosa sia all'esterno di questa figura, l'unico modo che ho pensato per poter diciamo, creare questo effetto era quello di creare un moto indefinito che non riesce a trovare appunto la sua risoluzione. Quindi questo è il brano che è costituito, diciamo, da una serie di temi e di canoni che proseguono gli uni sugli altri fino ad arrivare alla parte di glissandi che abbiamo sentito in anteprima poco fa. Buon ascolto. Thank you.
po' più simpatica, ma anche più piacevole da ascoltare. Ancora grazie.